Sul neutro di Pineto Lavastese, che sconta oggi la squalifica dell'Aragona per i fatti del post-derby contro il notaresco ospita la Cinzia Albalonga, terza forza del girone, senza l'infortunato Franzese e Martinez che ha lasciato il club biancorosso, D'Addario conferma il 3-5-2 con Obodo a fare da regista e la coppia d'attacco composta da Martiniello e Mamona. Assenza pesante in avanti per il tecnico della Cinzia Chiappara, che deve rinunciare allo squalificato bomber Cardella al suo posto Cardillo. La formazione aragonese approccia con il piglio giusto e dopo appena due giri di lancette passa. Obodo si propone sulla sinistra e mette in mezzo un pallone invitante per l'inserimento perfetto di Diarra, che con grande tempismo anticipa tutti e deposita in fondo al sacco l'1-0 Vastese. La risposta della Cinzia al decimo con un potente diagonale dalla distanza che termina al lato. La Vastese è cinica quanto basta e quando si fa vedere in avanti riesce ad essere pericolosa con gli inserimenti dei centrocampisti, massimizzando al massimo le occasioni avute. Al sedicesimo arriva anche il raddoppio con Barbarossa che con un gran sinistro a incrociare insacca all'angolino e fa 2-0. Ma la Cinzia non ci sta e in 5 minuti sfiora per due volte la rete che riaprirebbe la partita. Al 23esimo, disimpegno errato di Di Filippo, ne approfitta Panaioli che costringe Di Rienzo al miracolo. Si salva con l'aiuto del palo l'estremo Vastese. Sul secondo palo c'è in agguato Traoré, ma in posizione di fuorigioco per il direttore di gara. E al 28esimo, con la punizione magistrale di D'Agostino che pennella una traiettoria a rientrare perfetta con la sfera che si sta stampa sul palo, secondo legno per la Cinzia che nel finale incassa anche la terza rete di una Vastese scatenata. Al 44esimo azione in ripartenza degli aragonesi con Martiniello che riceve palla in area e con una bella girata in sacca a fil di palo il tris biancorosso. Il primo tempo termina così sul parziale di 3-0 per gli aragonesi. Doppio cambio in avvio di ripresa per gli ospiti con Van Ransbeck e Magliocchetti che prendono il posto di Panaioli e Santarelli, ma è D'Agostino l'uomo più pericoloso dei laziali che al terzo accorciano le distanze. Il numero 10 scambia con Cardillo e poi fa partire un velenoso rasoterra che si insacca a fil di palo per il 3-1. Ancora la Cinzia spinge in avanti al 13esimo, conclusione a giro di Alessandro Barbarossa che rientra sul destro e spedisce di poco fuori. Occasionissima ospite dopo appena due minuti con Cardillo che dal limite sfiora di un niente il gol del 3-2. Abbassa troppo il baricentro in questo frangente Lavastese che soffre il ritorno dei laziali. Così prova a cambiare qualcosa a mister D'Addario, fuori Diarra e Martiniello, dentro Di Prisco e Bernardi. E al 22esimo proprio Di Prisco prova a servire Mamona che viene anticipato in extremis da Santilli in uscita, mentre al 27esimo il numero 10 si mette in proprio, rientra e fa partire la conclusione troppo centrale e Santilli può bloccare. Nei minuti finali Lavastese abbassa i ritmi e controlla il doppio vantaggio con i laziali che cercano di accelerare ma non riescono a concretizzare occasioni pericolose perché la difesa della Lavastese è attenta. L'ultimo sussulto in pieno recupero con la girata pericolosa di Di Vico che termina fuori di un niente. Finisce così 3-1 per Lavastese che onora il campionato con una grande prestazione contro un degno avversario, conquista la seconda vittoria consecutiva e fa bottino pieno portandosi a 42 punti in classifica. La Cinzia Albalonga invece perde il terzo posto, scavalcata dal Matese. Ma abbiamo avuto 4 palle gol, ne abbiamo fatte 3. E loro hanno avuto una palla gol. Diciamo che siamo stati bravi e fortunati al primo tempo. Secondo tempo poi abbiamo speso anche tanto al primo, molto caldo. E ci siamo un po' adeguati e adattati. C'è stata quella riapertura con quel gol, altrimenti insomma qualche traversone, qualche mezza palla, insomma, dove sinceramente insomma, andare sul 3-0 diventa poi difficile cambiare la partita, soprattutto con questo caldo da parte degli avversari, contro una squadra che è un'ottima squadra, che sta facendo molto bene, è la terza forza del campionato. E quindi noi siamo contenti anche per questo. Oggi abbiamo perso una partita per l'approccio che abbiamo avuto meritatamente, perché siamo arrivati a giocare questo impegno che sapevamo difficile, perché nessuno ti regala niente, e
abbiamo approcciato malissimo la partita e noi non ce lo possiamo permettere perché diventiamo una squadra normale. Noi abbiamo costruito una nostra identità e la nostra classifica basandoci sull'identità di gioco e con umiltà e con dei concetti, dei principi ben chiari. Io a Fassa sono stato bene, per nulla dire, sono stato rispettato, sono uscito quasi mai, mi sono dedicato al 100% alla causa e devo dire che ho trovato dei ragazzi molto validi. Per sposarsi bisogna essere in due, per essere in due bisogna stabilire che cosa si vuole fare con la coppia, se si vogliono i figli, se non si vogliono, se ci sono i soldi, se si vogliono fare le nozze, si può fare tutto e di più. La chiarezza, l'organizzazione e soprattutto la serietà sono alla base di Fumo, ok? Allora noi dobbiamo essere, o meglio, sono alla base del programma. Noi non possiamo vendere Fumo, io in primis, perché in Italia conoscono chi è D'Addario per la serietà, poi da allenatore possono dire anche che è scarso, quindi la serietà è la prima cosa. Non stiamo al momento per fare i bilanci perché mancano 3 partite, noi le vogliamo fare bene. Quando ci siederemo a tavolino vediamo che cosa si vuole fare, però io sono molto sereno e tranquillo. Ho rifiutato per una stretta di mano una squadra di serie B come Bologna e io allenavo una squadra abruzzese di C1 a 38 anni e quindi questo la dice lunga su quello che penso io del calcio. Bisogna fare calcio, non pallone. Pallone è una cosa, il calcio è un'altra.